La gioia più grande è questa, cioè avere potuto ridare ai ragazzi di San Fratello una sede consona per una scuola, affinché insomma, tutti i sacrifici che si sono fatti in questi anni dopo l'evento franoso si trasformino quantomeno in momenti di serenità e di gioia. Propedeuticamente, sono stati fatti da un altro servizio di Messina gli interventi di consolidamento a monte nel piazzale, dopodiché siamo intervenuti noi, riparando le strutture che erano state lesionate dal movimento franoso con un intervento con fibre di carbonio per diciamo, ricollegare i telai in calcestruzzo in cemento armato e riparare i solai. Dopodiché si è fatto tutto un intervento ex novo riguardante gli impianti, le pavimentazioni. Sono venuti 3 anni veramente difficili, complicati, in delle strutture precarie come i container, anche se hanno consentito alla scuola di andare avanti in quelle che sono le sue funzioni più importanti. Oggi il rientrare in una struttura in muratura veramente è molto bello, vedere i bambini in un ambiente risistemato, sicuramente più confortevole. Ci fa veramente molto piacere, siamo contenti. Anche i bambini hanno percepito la differenza, forse anche più entusiasmo di venire a scuola stamattina. Sì, anche loro hanno percepito questa differenza, erano tutti emozionati nel vederci, nell'accoglierci e insieme ne abbiamo parlato a scuola, anche perché i nostri alunni sono di quinta, quindi l'ultimo anno che faremo insieme ed è bello, è stato bello rivederci.